Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Brodito. Maledizione. Abbiamo visto il tiratore che non andava male, aveva una dannata mitraglietta. Siamo arrivati al boss, ci ha schiacciato. Va bene, ho detto, cerchiamo di potenziare di più la difesa. Io ho provato a farlo, aumentando la schivata, cercando di potenziare anche il furtovita con il mago. Il mago, il boss neanche l'ha visto. Ci poteva stare. Poi è arrivato Paffuto. Paffuto ha iniziato a utilizzare le armi spettrali. Era micidiale. Ragazzi, avevamo più di 100 PS. Mancavano ancora 5-6 ondate al boss. Mi hanno fregato. Mi hanno fregato. Oggi cerchiamo solo di andare bene. Vegliardo. Meno 25% velocità dei nemici. Più 10 raccolta. Meno 33% dimensioni mappa. Meno 10% nemici e meno 10% di velocità. Quindi per Vegliardo solo la velocità è castrata. Lasciamo stare la mappa. Forse è pure meglio che la mappa è più piccola perché facendo tanti danni riesce a prendere i materiali prima. Ma i nemici comunque sono ridotti. Quindi faremo meno esperienza, meno materiali. Ma sono comunque rallentati. Vediamolo un po' come un anziano che sta sistemando il suo giardino. E guardate le cesoie, che bestia di arma che sono. Ovviamente sempre pericolo zero. La mappa non c'è, ma abbiamo già il giardinetto. Oh, Vegliardo fa 10, che è lo stesso danno che faceva anche Parfudo. Ma Parfudo ci ha delusi. Diciamo che Vegliardo, essendo un po' anziano, non vorrei potenziargli la schivata. Ma proprio per questo potremmo andare a potenziare l'ingegneria con le torrette. Capito? Sta a sistemare il giardino. Sfrutta il suo ingegno per sterminare tutti. Andiamo proprio con le armi da supporto, perché a quanto pare le cesoie sono da supporto. Sì, Vegliardo potrebbe avere un taser proprio per difendersi, no? Ma è doppio taser. Abbiamo due giardinetti. La portata non la possiamo alzare con Vegliardo, ma l'ingegneria sì. Stessa cosa per la corazza. Gli possiamo dare anche delle forbici perché si fa rubare anche un po' di vita. Altre cesoie che però a questo punto combiniamo. Madonna che stiamo creando. Se mettiamo qualche torretta, essendo piccola la mappa, potrebbe andare bene, lo sapete? Potrebbe, perché tanto abbiamo visto che anche se a un certo punto sembra andare bene, probabilmente non sarà così. Allora, ovviamente dobbiamo potenziare anche i PS quando capita. La limonata ci aiuterà. Prendo un altro taser e potenzio. Gli occhiali ovviamente li porta. Guardate che bello. Sì, attaccateci. Noi ci difenderemo sempre e comunque. Nuovo livello, siamo al 5, l'ondata alla quarta. Quindi siamo solo un livello in vantaggio. Però ovviamente i nemici sono di meno, quindi non possiamo fare le pazzie come è capitato con altre classi. Andando avanti molto con i livelli rispetto all'ondata. Miglioriamo comunque la corazza quando possiamo, o corazza o PS. E ovviamente anche l'ingegneria se capita una cosa del genere. Prendiamo anche gli occhiali, se possibile. Qui possiamo andare sia con le forbici, anche con un altro taser. Non vedo l'ora di trovare delle torrette. Perché le torrette sfruttano l'ingegneria per essere ancora più potenti. Oh, questo, uccido. Buono, una cassa e un botto di materiali ci ha lasciato. Chirurgia agli occhi. Anche se ci poteva stare con il fatto che è anziano e si è operato. Però, ancora ingegneria. La lucertolina ci sta perché stiamo sempre in un giardinetto, ricordiamocelo. Potenziamo ancora il taser, l'abbiamo già di livello 3. Ottimo. Guardate, non posso farlo.
Invece sì che posso farlo. Riciclo questo e prendo quest'altro. Poi ricombino e abbiamo il taser di livello 4. Ci manca un'arma, ma non ci fa niente. Ma intanto il taser sta al 4. Perfetto. Bisogna potenziarle queste cavolo di armi perché spesso non lo faccio. Non ho neanche il tempo per farlo perché se poi non ti capitano... non è che non voglio farlo io. Cioè guardate la differenza. Stiamo tenendo sotto controllo, diciamo, queste ondate, no? Con 21 PS. Quando con Paffuto ne avevamo un botto di più. Ma comunque ci facevano male. Però spawnavano anche più nemici. Io sinceramente andrei di raccolta questa volta. Lasciamo stare l'ingegneria perché 8 di raccolta ci aiuta. Un altro paio di forbici le prendiamo. Però più che altro per combinarle. Come fai a non dare la camicia a quadri al nostro vegliardo? E prendo anche un altro taser. Ok, quindi adesso buttiamo subito giù gli alberi. Abbiamo comunque due orticelli che ci forniscono i frutti per curarci. Recuperiamo comunque la vita perché Vegliardo può farlo rispetto a Paffuto. Vediamo poi che altri miglioramenti riusciremo ad applicare. Ma lo vedo abbastanza convinto, Vegliardo. È saggio, è saggio. E non abbiamo ancora le torrette, eh. L'ingegneria l'abbiamo potenziata, quindi ci stupiranno quando arriveranno le torrette. Anche perché la mappa è più piccola. Eccola qui, la prima torretta. C'è il bonus in base all'ingegneria. La schivata, no? E dai, dateci qualcosa. Ah, corazza o ingegneria? Andiamo di ingegneria. Altri occhiali, sì. C'era un potenziamento che ogni albero che andavamo a uccidere rilasciava una torretta. Ma non avevo i soldi, i materiali per farlo. Comunque, intanto abbiamo una torretta che ci dà una mano. Fa anche abbastanza danni. La vita un po' la recuperiamo anche solo camminando. Riusciamo a recuperare qualcosina avvicinandoci agli orticelli. Proviamoci, proviamoci. E anche l'ondata 8 è andata. Andiamo di PS. E poi di corazza. Allora, la lingua aliena in questa mappetta piccola, il 30% in più di raccolta, è fenomenale. Prendo altre cesoie. Un'altra lucertolina ce la possiamo prendere. Cerchiamo un po' di metterci qui vicino alla bellissima torretta. Vediamo se possiamo stare fermi. Perché così facciamo avvicinare tutta quanta l'esperienza. Non possiamo restare proprio immobili, eh. Muoviamoci un attimo. Prendiamo tutti i materiali. Oh, quelli che caricano sono proprio fastidiosi. Comunque ragazzi, non sono mica tanto convinto della fortuna legata comunque alle casse. Non lo so le casse da cosa dipendano. Sì, le ottieni quando distruggi un albero. Ma non capisco il perché. Il camaleonte in un giardinetto lo potremmo anche trovare, ma va a aumentare la schivata che adesso non stiamo proprio considerando. Oh, il dente orrendo, essendo anziano, lo potremmo mettere. Diminuisce la velocità dei nemici, ma anche la nostra di velocità. Però ci sta perché siamo anziani. Aumentiamo i PS, prendo un taser. Il ranocchio lo potremmo mettere perché aumenta il raggio di raccolta, la raccolta e la schivata che non stiamo considerando. Le cesoie le unisco e poi prendo quest'altre. Levo questo taser livello 2 e prendo il livello 3. Proviamo sempre a metterci qui vicino alla torretta. Però quando caricano non abbiamo ancora la potenza necessaria per addobbarli subito.
Aiaia. Quando si creano tanti nemici e non li butti giù in questa mappa piccola è un casino. Come ce la vedete la mitraglietta in mano a Vegliardo? Io gli aumento pure il critico. Ecco le ricesuie di livello 3 che ci riportano al livello 4, danni 25. Vai vai, la bandiera bianca è fenomenale. Siamo imbacuccati, ma siamo bellissimi. Quelli corazzati non gli facciamo nulla. Non so, per come siamo messi, quanti danni potremmo fare al boss, eh? Ma non si sa mai, questo gioco ci stupisce. Noi dobbiamo comunque migliorare ancora le torrette, cioè più che migliorare, metterle. E quelle, grazie all'ingegneria, pomperanno abbastanza. Allora, miglioriamo la salute. Sì, la torretta medica, fantastica. Ricicliamo queste cesoie e prendiamo quelle livello 2. Ricicliamo queste e prendiamo livello 3. Il trattore. Non ho i soldi. Dannazione. Come faccio a non dare il trattore a Vegliardo? Comunque abbiamo una torretta in più che ci curerà. Quindi, noi ci mettiamo qui e proviamo a vedere come va. Riusciamo a stare fermi quasi? Quando ci placcano, meglio non stare fermi, per principio. Non conviene approfittare. Non rischiamo, non rischiamo. Il problema è che comunque questa torretta non va a fare danni ai nemici, ma ci ricarica solo a noi. Quindi nel momento in cui non ci stanno neanche facendo danni, non la stiamo sfruttando perché non stiamo facendo danni ai nemici. Non posso cambiare perché sono 4 potenziamenti livello 3. Recuperiamo la salute. Eccolo, eccolo. La fabbrica portatile. Abbiamo già fatto tantissimo. La torretta laser non la posso prendere. Ogni albero che adesso andremo a distruggere farà arrivare una torretta. Quindi anche non avere direttamente le torrette che esplorano con noi potrebbe non essere, diciamo, troppo importante. L'importante è abbattere subito gli alberi appena li vediamo. Se li vedremo, perché guardate, non ne sta uscendo neanche uno. Dannati alberi. Lo vado apposta, Gioco duro fai apposta. Oh, neanche uno, neanche uno. Ragazzi, più di metà ondata fatta, neanche un albero è uscito. Cafone ignorante. Eccolo, era ora. Grazie, aumentiamo la corazza, va. Esoscheletro. A Vegliardo. Anche se potrei prendere un taser livello 3 e ne avremmo due livello 4. Ma mettiamo l'esoscheletro a Vegliardo, forza. Siamo portentosi adesso, come minimo. Vieni, vieni, alberello. Facci comparire torrette. Sono torrette normali, Però sti cavoli. Ci aiutano a battere tutti quanti questi nemici. È tutta roba buona, oh.
Aiaia. No, no, no. Mi sta portando al limite, ragazzi. Mi sta portando al limite. Cioè, allora, Oxygen Not Included ha fatto tanto per me. Nel senso che mi ha fatto imbestialire e esaurire. E ancora non è finita perché lo devo portare avanti, no? Ma questo, questo proprio ti dà la speranza e te la leva davanti dicendoti pure stronzo. Per l'ennesima volta, vi ringrazio per essere stati qui con me. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!